Visto così, sembra uno dei notebook MateBook di Huawei. In realtà c'è molta somiglianza, ma è un'altra azienda quella di cui parliamo. Infatti, qui dietro troviamo scritto Honor, il brand originariamente di Huawei che si è staccato dal colosso cinese diventando un'azienda autonoma. E qui tra le mani ho Magic Book 16, l'ultimo arrivato della famiglia per l'appunto, dotato di uno schermo da 16 pollici, costruzione clamshell tradizionale e, sotto la scocca, un processore AMD Ryzen della famiglia 5000. Vediamo come va. Come detto, questo nuovo Magic Book 16 ricorda molto da vicino, in termini di design, quelle che sono le soluzioni Huawei della famiglia MateBook. In effetti le due aziende sono state fino a poco tempo fa fortemente collegate tra di loro e, come ben sappiamo, Honor si è staccata da Huawei diventando un'azienda indipendente e non più un sottobrand della prima, proprio per poter ovviare a tutti i limiti commerciali che si sono venuti a creare per Huawei nel corso degli ultimi anni a seguito del ban dell'amministrazione americana. Troviamo quindi uno chassis completamente in alluminio di buona fattura qualitativa complessiva. L'alluminio è presente nella parte superiore, in quella inferiore e ovviamente nel guscio dello schermo. Schermo che ha una diagonale di 16,1 pollici, che è un po' atipica. L'abbiamo già vista in altri modelli, ma sono poche le aziende che propongono un notebook con queste dimensioni. Il vantaggio qual è? È quello di avere lo schermo un po' più grande per coloro che amano avere superfici maggiori davanti agli occhi, questo è sicuramente un elemento differenziante rispetto al classico di notebook clamshell, dai 13 ai 15 pollici. Il pannello è un Full HD tradizionale, 1920x1080 pixel di risoluzione, con una peculiarità, una risoluzione verticale di 144 Hz, che è un po' particolare perché non ci troviamo di fronte a un notebook gaming. È un notebook con una CPU potente a 6 core, con una GPU integrata, ma non con una scheda video dedicata e quindi non direttamente pensato per le esigenze dei videogiocatori. La scelta dei 144 Hz è pensata per poter meglio riposare gli occhi con una frequenza di refresh più elevata e ottenere anche un miglior comportamento quando si vuole utilizzare questo notebook per giocare, perché, lo vedremo fra poco, questo è un notebook con il quale si può anche giocare, oltre che essere produttivi nel corso della nostra giornata. Visto da fuori c'è tutto quello che serve. Tastiera e touchpad sono di dimensioni abbondanti, non è presente però un tastierino numerico. E infatti Honor ha scelto di posizionare ai lati della tastiera due griglie per gli speaker frontali, con una resa qualitativa complessivamente buona. Abbiamo anche un pulsante recensione che, come tipico per i prodotti dell'azienda asiatica, integra un sensore di impronte digitali. Questo permette di abilitare l'accesso via Windows Hello al sistema operativo, semplicemente toccando con il polpastrello il tasto di accensione. Buona l'espandibilità complessiva in termini di porte di collegamento per periferiche esterne. Troviamo due USB di tipo C e due USB di tipo A. La peculiarità è che si tratta di porte 3.2 Gen 1 e quindi capaci di una velocità di trasmissione dati di circa 500 MB al secondo come picco e non soluzioni Gen 2 che vanno al doppio. Non è un gran problema, in quanto ci sono prestazioni comunque più che sovrabbondanti per il trasferimento di dati da e verso il nostro notebook con periferiche esterne. Una delle due porte Type-C viene poi utilizzata anche per il caricamento della batteria attraverso un alimentatore, è un classico prodotto della gamma Honor, Huawei, sono tutti uguali onestamente, relativamente compatto da 65 W di potenza. Non manca poi un connettore HDMI per uno schermo secondario, mentre non c'è un lettore di schede memoria che potrebbe essere utile per espandere lo storage on board. Nella parte superiore dello schermo troviamo una webcam di discreta qualità complessiva. A differenza di altre soluzioni della gamma Huawei, questa webcam non è implementata qui sotto il tasto funzione e riteniamo che sia meglio il posizionamento in testa allo schermo perché permette di angolare meglio la webcam per inquadrarci al meglio e soprattutto di non nascondere parte della visione nel momento in cui digitiamo sulla tastiera durante una videoconferenza. Sotto la scocca c'è tanta potenza, un processore AMD Ryzen 5 5600H, soluzione a 6 core 12 thread che ha un TDP dichiarato da AMD di 45 W, ma può essere configurata da un minimo di 35 W fino a un massimo di 54 W, a seconda delle esigenze e delle preferenze del produttore del notebook. In questo caso Honor ha configurato il processore per poter operare in modo sostenuto con tutti i core occupati a 35 W. In questo modo si ottiene un buon bilanciamento tra le prestazioni velocistiche e la dissipazione termica, che comunque con un processore di queste caratteristiche è un elemento che potenzialmente può essere critico. Nel corso dei nostri test abbiamo evidenziato
come il processore, quando portato a pieno carico, abbia un picco oltre i 60 watt, perché poi scende fino ai 35 dopo alcuni minuti di elaborazione. In questo modo la temperatura viene uniformemente diffusa lungo tutto lo chassis e non ci sono problemi di hotspot, cioè di aree dello chassis, sia nella parte inferiore come in quella superiore, che sono eccessivamente calde e che quindi possono creare dei problemi durante l'uso. Nel complesso questo è un notebook ben strutturato da un punto di vista termico, con l'unico inconveniente che, sfruttando il processore al massimo per lungo tempo, le due ventole di raffreddamento tendono a farsi sentire un po' troppo. Abbiamo rilevato 48 dB, che è un valore non così elevato come i notebook gaming, ma non così basso come i notebook ultra sottili dotati di processore da 15 W TDP. Un buon compromesso, quindi. C'è un po' di rumore quando viene richiesta tutta la potenza di calcolo a questo notebook, viceversa se lo utilizziamo in idle per scrivere digitale, guardare dei video, sostanzialmente le due ventole entrano in funzione a una velocità talmente bassa da non farsi sentire. Tutto questo permette di ottenere prestazioni velocistiche comunque di livello molto alto. Lo vediamo dai grafici dei nostri benchmark. Questo è un notebook che permette di ottenere prestazioni sempre molto fluide e una risposta istantanea in tutti gli ambiti di produttività personale, quando sfruttiamo il nostro processore con tutti i 6 core a disposizione e anche quando richiediamo tanto allo storage, che in questo caso è composto da una soluzione SSD di Samsung, ovviamente M.2, quindi PCI Express come interfaccia, capace di prestazioni velocistiche molto importanti. Andiamo oltre i 3 GB al secondo, tanto in lettura come in scrittura. Passiamo al lato GPU, quindi alle prestazioni con applicazioni 3D e con i giochi. Abbiamo una GPU integrata all'interno del processore Ryzen 5 che si comporta complessivamente molto bene, tenendo conto ovviamente di quelli che sono i limiti propri di una GPU integrata. In questo caso le prestazioni in termini di frames al secondo sono valide sia alla risoluzione nativa 1920x1080 sia soprattutto scendendo a 1280x720, che è un po', come dire, il buon compromesso tra il livello di dettaglio in termini di risoluzione e il numero di frames al secondo che può essere generato. In queste impostazioni è possibile ottenere buone prestazioni velocistiche con un po' tutti quanti i giochi di ultima generazione. Ovviamente dobbiamo bilanciare bene la qualità d'immagine e questo lo faremo direttamente nel pannello di controllo del gioco. Non è un notebook gaming, ma ci si può divertire parecchio, tenendo in considerazione che questa può essere una soluzione unica per le esigenze di produttività personale sul lavoro, piuttosto che le esigenze di uno studente che deve frequentare lezioni o fare compiti da casa, piuttosto che in scuola, piuttosto che in università, e allo stesso tempo magari dividersi anche un po' con alcuni giochi, piuttosto che applicazioni multimediali o la fruizione di contenuti in streaming. La batteria è da 56 wattora di capacità, non è un quantitativo enorme rispetto ad altri notebook, soprattutto pensando alle dimensioni complessive, ma l'autonomia nel complesso è valida. Siamo arrivati a 7 ore, tanto in riproduzione web come nello streaming di flussi video via Netflix, e sono valori comunque interessanti che permettono di non preoccuparsi troppo del livello di ricarica. Teniamo anche conto che il caricatore esterno da 65 W è compatibile con gli smartphone piuttosto che con i tablet. Funziona molto bene ed è compatto e quindi è facile tenerlo nella borsa assieme allo zaino. Quali i difetti di questo notebook? Onestamente è difficile evidenziare grosse pecche di questa soluzione Honor. Abbiamo detto che la velocità di trasmissione dei dati con porto USB non è così elevata come quella di altre proposte, però è un limite tutto sommato che non crea grandi problemi in termini di produttività personale, perché comunque 500 MB al secondo riusciamo a trasferirli su un SSD esterno. Alla stessa stregua anche la velocità della rete Wi-Fi non è proprio ai vertici, ma anche qui non ci sono grandi problemi, è una soluzione Wi-Fi 6 comunque. Forse il vero difetto è che è un po' troppo simile ad altre soluzioni della famiglia Huawei MateBook, come abbiamo detto all'inizio, in termini di design e in termini anche di configurazione hardware. Però questo è ancora un po' un retaggio del forte legame tra Honor e Huawei che c'è stato nel corso degli ultimi anni e riteniamo che in prospettiva Honor andrà sicuramente a diversificare meglio la propria gamma di prodotti. Altro difetto è che MateBook 16 viene fornito soltanto in questa configurazione, non è possibile quindi averne opzioni diverse in termini di processore, quantitativo di storage e quantitativo di memoria di sistema, anche se dobbiamo dire che la scelta fatta per il mercato italiano è ben bilanciata, in quanto accanto al processore Ryzen 5 5600H che ha ottima potenza a disposizione, abbiamo 16 GB di memoria di sistema che va molto bene per tutte le applicazioni di produttività personale e per il multitasking, oltre a un SSD da 512 GB che, come abbiamo detto, è piuttosto veloce. Il tutto ha un prezzo sul sito ufficiale Honor che è di 899 euro, IVA inclusa, e in dotazione viene fornito anche uno zaino.
È un prezzo che permette a Honor di ben posizionare questo prodotto sul mercato, tenendo conto della configurazione hardware, del target di riferimento e della qualità costruttiva complessiva. È un notebook ben fatto, elegante e solido, con uno schermo da 16 pollici, che è un po' una peculiarità, che vanta buone misure qualitative. Nulla di eccezionale. Se abbiamo bisogno di un'elevatissima fedeltà cromatica per le applicazioni che utilizziamo abitualmente, è bene rivolgersi all'altro, ma per l'intrattenimento, la produttività personale, non ci sono assolutamente problemi e nessuna controindicazione per questo pannello. Trovate come sempre sulle pagine di Hardware Upgrade la nostra recensione, alla quale vi rimandiamo per tutte le misure strumentali che abbiamo fatto qui in redazione. Cosa pensate di questo spin-off di Honor da Huawei? Secondo voi l'azienda potrà ulteriormente diversificare la propria gamma o resterà sempre un po' legata a quelli che sono i canoni stilistici di Huawei? E soprattutto Huawei, che cosa farà nel mercato dei PC? A presto avremo notizie anche da questa azienda. Per adesso vi lascio e noi torniamo a testare altri notebook che sono presenti qui in redazione. A presto!